ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Samp salva con due giornate d'anticipo, domenica la trasferta di Senigallia e poi il turno ultimo con l'Avezzano qui a Riva delle Palme. Ma ora la partita più importante si sposta a livello societario e quindi abbiamo sentito il parere di due ex grandi rossoblù da Samp dei tempi storici, dei tempi eroici, Gregorio Basilico e Nicola Ripa. Beh, è già una bella cosa che si sono salvati, dunque questo è già una bella cosa. E adesso però devono mettere a posto la società, perché sennò non si può avere le idee per andare su se non c'è una società forte e sana alle spalle. È tutto ancora campato per aria, diciamo. E adesso viene il difficile, perché adesso oltre le parole cose bisogna fare i fatti e mettersi seduto e con le persone che sono interessate veramente all'acquisto della Samp e far vedere che vogliono bene la Samp. Nicola Ripa, tu sei stato anche allenatore? Era difficile conquistare la salvezza in situazioni ambientali e critiche come queste? No, io devo fare un elogio a Manoni, che è stato veramente bravo a portare in porto questa situazione, perché io l'ho vissuta sulla mia pelle a Foggia e ti dico che quando non prendi una lira diventa difficile in mezzo al campo essere concentrati, cattivi e ponderati, capito? Quindi la svolta è stata, diciamo, compattare il gruppo, lì si vede la differenza. Ma sì, ma infatti già secondo me hanno fatto una grande cosa a salvarsi. Adesso chiaramente, come ha detto Gregorio, dobbiamo pensare al futuro. Il futuro speriamo che non sia come quello passato, perché siamo stanchi veramente, nauseati di questi dirigenti che vengono qua. E speriamo che questo signore si faccia da parte e faccia entrare questa cordata che almeno ci mette il cuore di San Benedetto e cercheremo di fare sicuramente molto meglio di quello che abbiamo fatto finora. Dai.